però sai che non... Eccomi qua. Eccomi, sono sul pianerottolo di casa mia. Stiamo aspettando io, il bipede maschio, l'ascensore per andare a fare il nostro giretto. Venite con noi? Dai, venite, vi faccio vedere il mio giretto abituale. Adesso stiamo aspettando questo ascensore che ci mette un po' di tempo ad arrivare. Niente, qui c'è una cassapanca. Ci sono dei quadri, qui c'è il pianerottolo, questo è il mio zerbino, qui c'è il portaombrelli che non porta gli ombrelli ma porta delle canne di bambù che ha messo la bipede femmina, altri quadretti e niente, aspettiamo questo ascensore. Qui c'è il cartello attenti al gatto perché io sono sottovalutato sempre e quindi sono i gatti che fanno la guardia in questa casa. Vedremo, sì, se non ci fossi io che ammaio gli sconosciuti. Vabbè, comunque, magari quest'anno Natale mi regaleranno una fedeltà. Vediamo se arriva. Oh, siamo già qui. Siamo scesi nel parco del nostro condominio. Vedete, il bipede maschio è ancora le Summer Challenge. Questa è la portineria dove il custode che non c'è te. Però ci sono dei pacchi, vediamo. Si è arrivato qualche pacco per la mamma che lei tiene tante cosine su online, sui vari siti, eccetera. Vediamo un po'. Vi aspetto, eh. Beh, venite con noi, venite con me. Non inquadrate i tratti, i sandali da tratti del bipede maschio. È molto, si sente molto, molto fricchettone oggi, molto bello. Questi sono i vari cespugli, qui c'è un cespuglio di roseto, un rosetto, cespuglio di roseto, cespuglio di rose, ormai appassite, inquadralo, il bipede maschio, inquadra le rose, io sì, perché ci sono le rose, mi inquadri il Pino, vabbè, c'è un bellissimo Pino. Qua che però adesso comincia a fare tutti gli abbettini che mi vanno sotto le zampocchie e mi danno fastidio. Eccole qua le rose finalmente. Io sono svegliato il bipede maschio, sono svegliato, eccole qua. Rosa fastidio, tac, e porpino. E qua anche corto il maltese e riglio. Non mi trascinare, aia, ma perché ti trascini? Ma guarda che ti devo all'empa, ti fai male alle zampine. Oh, sto spiegando. Ma che fretta hai? Fammi usare l'erbetta e aspettiamo. Sto facendo vedere il pacchetto. Oh, cosa fai? Corri alla tua età. Ma che? Non facciamo brutti scherzi, eh? Questo è un altro pino. Pino! Oh, adesso mi stressa un po'. Mi piace rotolarmi nell'erbetta. Come mi piace. Tanto aspetto voi. Qui c'è un palo, deve essere lampioncino, non lo so, vedo metà, un pochino piccolino, vedo solo questo. Allora, bipede maschio, dove andiamo? Si sa anche che hai fatto la corsetta, eh? Sai dove è nato? Andiamo da Fontanella, andiamo a bere. Cespugli, cespuglioni, cespuglietti, fammi bere. Aspetta i miei amici che guardano il video. Oh. Ecco qua. Fontanella. Praticamente mi sta facendo la doccia. Un po' meno la doccia. Abbasso il getto d'acqua. Disgraziato maledetto. Ecco, bravo, così. Praticamente si è fatto il pediluvio e mi ha fatto la doccia. Perfetto. Va bene, adesso andiamo di qua, di là, di su, di giù, dove mi porta l'umano. Ok, mi porta di qua. Perché io tiro da una parte e non mi porta dall'altra, così poi è un gioco di tira e molla, di tiro alla fune qua. Il mio parco qui potrebbe anche liberarmi, però i bipedi dicono che non si può. È vietato del regolamento condominiale, per cui... Al guinzaglio anche nel parco del condominio. Yuhu, che meraviglia! Vabbè, tanto, così.
poco tutto così, il mio bianco, ma non fai parte della mia, dei miei casalinghi, i miei casalinghi non vengono giù. Dove si sei nascosto? Vieni a giocare con me. Dai, vieni. I miei fratellini, i miei guaranti giocano con me, perché tu no? Hai paura, ma no, ma io sono bravo, Dai, dai, vieni fuori da lì, dai, tu sei. Dai, mi fai mancare male tutte le zampine con le abitudini. Non ti faccio niente. Guarda come sei bellino tutto bianco. Ma che bello che sei. Dai, vieni a giocare con me, su. Guarda dove ti sei imboscato. Guarda lì. Un boscone. I miei fratellini giocano con me, anche se sono mia golosa. Tu sei un fantastico, Vabbè, stai lì da solo. Nascondi. Cosa devo fare? Non vuoi giocare con me? Pazienza. Peccato per te. Guarda, ce n'è anche uno rosso. Anche questo qui. Proviamo con quello rosso, dai. Vediamo un po'. Perché qua dovete sapere, nel nostro parco, abbiamo come una sorta di colonia felina, dove siamo noi condomini e abbiamo fatto sterilizzare questi gatti randagi, gli diamo la pappa, gli forniamo di acqua, eccetera. Vengono curati, portati dal veterinario in caso si dovessero ammalare, però sono gatti anche pazzi, questo mi fa addirittura la gobba. Pazzi, okay. Non siete come i miei fratellini miei bolosi, Tu già fai la gobba, poi già fai la gobba. Cattivo. E tu non trascinarmi via. Mi fede matto, ma cosa mi trascini via? Guarda che mi fanno male le zattine, Ma siamo matti. Io non lo so fare. Veramente ti denuncio a lei, Ma roba da fare. E mi trascini. Sono mica un peluche. Oh. Vabbè, altro visuale. Il parco. Quando cominciano a calare le prime tenebre, andiamo nel vialetto. Vialetto del tramonto. Vabbè, comunque sono antipatico. Scettino. Ci sarà la colonia felina, ma una colonia felina di pezzi antipatico. Non vogliono giocare con me, neanche una musettina, eccetera. Invece adesso io vado a casa, ho i miei tre diabolosi, rincorrono, si fanno rincorrere, aspettiamo, loro sono simpatici, sono per me molto 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 simpatici. Sei stanco bifede maschio? Io posso, fammi dare una lungatina qua, e che faccio anche qui, un altro gattone, ci sono anche tanti, Però fortunatamente abbiamo orari diversi per le passeggiate, perché non è che socializzo molto più tardi. Socializzo più per il tuo bar. Di qua dove andiamo? Con questa parte. Lì c'è la magnolia che ormai è fiorita, perché è in autunno. Tutto fiorito. Inizieranno gli alberi a prendere tutti quei bellissimi colori. Il giallo sul rosso, i colori tipici autunnali che a me piacciono tantissimo. E non so voi, ma mi piacciono veramente. Le zattine di qua. Ho fatto tante belle fischettine, ma poi sono andata anche in strada, Ho fatto anche quella grossa grossa, E mio papà, il mio bipede maschio, come la mia bipede femmina, sempre quei sacchettini. Mi raccomando, non fate fare e lasciare ai vostri quattro zampe i bisognini, non lasciateli in strada, O in strada oppure nell'erba, raccoglieteli sempre e buttateli via. È una questione di educazione civica, mi raccomando. Ecco, adesso mi sto dirigendo di tutta verso casa perché sono stufo. Sono stufo, è stata una bella passeggiata, però adesso volevo andare a bere un bel sorso d'acqua di quella monte qua, il getto improvviso e il dito del nastro mi fa la doccia. E poi magari sdrancarmi qualche cosa di un po'. Spettacolo!